Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale, Torri di Quartesolo e Grancona. Benvenuti da Carlos Vegnago e ben ritrovati all'approfondimento settimanale con il vaso di Pandora. E quest'oggi, nella puntata di oggi, ritorniamo a parlare di un tema molto sentito nella nostra trasmissione, che è la scuola e l'educazione. Quindi passo subito a presentare i nostri ospiti. Abbiamo il professor Alberto Frizzo, che è dirigente all'Istituto Tecnico Industriale Statale dell'ITIS di Vicenza. E poi abbiamo un gradito ritorno in trasmissione la professoressa Paola Zocca, che è docente di Laboratorio Tecnologie Informatiche. Buongiorno, grazie. Ed è anche una fonte per noi di ispirazione su temi da proporre appunto in trasmissione. E poi abbiamo due studenti, abbiamo Adelaide Maran. Buongiorno. E Luca Nori. Buongiorno. Studenti appunto del Rossi. Che anno siete, ragazzi? Io sono al quarto anno. E anch'io sono al quarto anno. Al quarto anno, quindi diciamo l'incombenza dell'esame di maturità ce l'avete per l'anno prossimo, quindi per quest'anno primavera ed estate tranquille. Allora, prima di iniziare noi facciamo il nostro rito di apertura del vaso per far uscire le nostre tematiche, e con il professor Frizzo, ecco, volevo chiederle, ecco, lei in qualità di dirigente cosa pensa della scuola di oggi? La scuola di oggi sta attraversando un momento di transizione importante e difficile. E se pensiamo che in meno di due secoli siamo passati a un'istruzione per pochissimi, a un'istruzione di massa per tutti, e già questo ci dà un'idea delle difficoltà a cui stiamo andando incontro. Se poi consideriamo anche il momento storico in cui ci troviamo, capiamo che le sfide sono davvero tante. Mi riferisco sia alla trasmissione di conoscenze in un momento in cui le conoscenze cambiano a una velocità mai vista prima e rischiano di diventare obsolete, la modalità stessa di conoscere è messa in discussione dalle nuove tecnologie, ma mi riferisco anche ai valori in una società come la nostra, globalizzata, multiculturale, ricca di opportunità ma anche di molti contrasti e problemi. Ecco, la scuola deve continuare nel suo compito di fornire strumenti di lettura e di interpretazione del mondo, di un mondo particolarmente complesso. Complesso in rapidissima evoluzione, dove la scuola, appunto, mi sembra di sintetizzando, sta un po' rincorrendo, no? Per cercare di interpretare, rendersi interprete. Mentre con la professoressa, ecco, Paola Zocca, se lei dovesse fare una foto istantanea alla scuola di oggi, come la vede, come la vedrebbe in questo momento? Allora, ci sono dei prof geniali, creativi, bravissimi, no? Ma dal mio punto di vista è il sistema scolastico che è preistorico. C'è bisogno di una didattica nuova. Siamo nel terzo millennio e quindi, insomma, i ragazzi adesso sappiamo che si chiamano nativi digitali, perché c'è una tecnologia, no, che sta prendendo sempre più piede. All'insegnante gli si chiede di sapere la disciplina, ma non si verifica il suo livello di consapevolezza. Se io sono scarsa nell'arte di vivere, se sono infelice, è questo che trasmetto sostanzialmente ai ragazzi. Dobbiamo cominciare da noi, dobbiamo lasciare andare le paure. Ci vuole consapevolezza, ci vuole gioia, libertà interiore, una mente più intuitiva fondamentalmente, no? L'istruzione oggi non lascia uno spazio sufficiente alla creatività. Sempre dal mio punto di vista, questo è il mio personale parere. L'educazione umana è rimasta indietro rispetto allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Gandhi, mi piace questa citazione di Gandhi, perché ci credo che sia proprio così, no? Dice, sì, ha detto, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
non dobbiamo aspettare che siano gli altri a cambiare, dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo fare un lavoro, so che è un concetto che lei porta spesso e vive molto, quello proprio della consapevolezza personale, che è proprio sintetizzato al meglio, come diceva, da Gandhi. Ma senta, professor Frizzo, dal suo punto di vista, quali sono gli aspetti più interessanti della buona scuola? La buona scuola è un programma molto ambizioso e dal punto di vista proprio di quello che vogliamo trasmettere agli studenti mi interessa molto l'aspetto dell'alternanza scuola-lavoro, perché è quello che permette di rompere la barriera fra scuola e mondo circostante. Quindi ci permette non solo di confrontarci su diciamo aspetti professionali, che poi torneranno sicuramente utili agli studenti una volta usciti, ma ci permettono anche di far mettere in campo agli studenti delle competenze e degli stili di vita, degli atteggiamenti che poi serviranno per tutta la loro vita, non solo professionale. Quindi introdurli proprio al mondo del lavoro, finito il mondo, diciamo... Sì, ma al mondo degli adulti soprattutto. Sì. Quindi abbiamo capito che sì, è importante trasmettere conoscenze, ma non solo, servono le competenze. Le competenze partono anche da un atteggiamento interiore, quindi la voglia di affrontare i problemi, la fiducia nel fatto di poterli risolvere. Ecco, sono cose che vanno sperimentate sul campo e non solo dietro un banco. Dietro un banco, certo. E ecco, un altro aspetto che lei ritiene azzeccato della buona scuola, del progetto Buona Scuola, se dovesse scegliere? Beh, c'è un riferimento molto interessante che per ora non ha ancora avuto attuazione, che è quello dell'individualizzazione dei percorsi. Penso che sia molto importante anche per andare nella direzione indicata dalla professoressa, che ciascun ragazzo possa scoprire le proprie attitudini ed essere valorizzato per quello che... I propri talenti anche, direi. I propri talenti. Quindi si parla sempre più spesso appunto di una personalizzazione del percorso che permetta allo studente di... Ecco, e a livello di criticità invece la buona scuola quali criticità contiene? La buona scuola dal punto di vista degli strumenti organizzativi messi in campo ha delle proposte interessanti, uno snellimento nelle assunzioni dei docenti, per esempio, la valorizzazione del merito dei docenti stessi, la valutazione dei dirigenti scolastici, lo stanziamento di maggiori risorse. Diciamo che in questa fase di prima attuazione ci sono state notevoli criticità e in questo momento più che uno snellimento delle procedure abbiamo avuto un appesantimento. Infatti oggi stiamo parlando di buona scuola, la buona scuola o una scuola nuova in realtà, e quindi stiamo affrontando tutti questi temi. Adelaide, vediamo ai ragazzi, agli studenti, ecco, la cosa rappresenta per te la scuola come studente? Senza dubbio è diciamo l'ultimo, specialmente la scuola superiore, è l'ultimo passo prima di entrare in quello che è il mondo del lavoro, il mondo degli adulti, diciamo. Quindi dovrebbe essere un trampolino di lancio, dovrebbe darmi delle basi per poi capire come riuscire ad integrarmi anche in quello che è il mondo del lavoro. Io ad esempio ho avuto un'esperienza di alternanza scuola-lavoro l'estate precedente. Come l'hai trovata questa esperienza? Per me è stata molto positiva. Molto positiva. Cioè, a livello soggettivo è stata molto positiva, nel senso che mi ha aiutato anche a rafforzare i concetti studiati nel mio percorso di studio. Metterli attuale. in pratica. Sì, esattamente. E anzi mi ha dato anche qualcosa in più che appunto non avevo avuto durante il percorso sui banchi di scuola, insomma. Quindi da questo punto di vista diciamo una innovazione positiva. Ecco, ma il tuo rapporto invece con la scuola com'è? Sempre parlando personalmente è un po' complicato, nel senso che io non sono un amante dello studio, per cui faccio fatica spesso a seguire magari le 6 ore sul banco di scuola. Probabilmente fosse un po' più pratico. E adesso vedo a livello il mio istituto tecnico, diciamo, è molto più teorico rispetto alla pratica. Per cui io con il mio carattere faccio fatica a stare a lungo dietro i banchi di scuola. Mentre se fosse più pratico, se avessi più un approccio effettivamente lavorativo, probabilmente sarebbe anche più facile riuscire a passare tutte le Ma da ore. Cosa per cosa ritieni? Quali sono secondo te i motivi per i quali fai fatica a stare 6 ore sul banco?
perché non riesco a vedere i frutti materiali di quello che apprendo, nel senso io imparo un sacco di cose, ma non riesco a vedere a livello materiale quello che effettivamente mi serve, quello che non, magari lo imparo perché mi serve come base, ma dopo... Poi questo riscontro lo puoi avere nell'ambito pratico, nell'alternanza, però esatto. Intanto stare 6 ore, non, bisogna un po' imporselo in pratica, esatto, no? Sì. Ecco, senti Luca, facciamo intervenire allora anche te finalmente, come cresce dal tuo punto di vista mentalmente uno studente italiano nella scuola? La nostra scuola ci prepara in maniera diciamo generale su più campi e per me questa cosa è abbastanza importante perché ci permette di scegliere cosa vogliamo fare nella vita con magari più consapevolezza. Sappiamo un po' tutto di tutto, magari non in maniera molto precisa, ma comunque abbiamo la possibilità di decidere cosa vogliamo fare anche diciamo da grandi, poiché abbiamo queste conoscenze. Forse può essere anche un male il fatto che non ci concentriamo in una materia specifica, nel senso l'indirizzo che facciamo ha delle materie che corrispondono al lavoro che vorremmo fare e forse non concentrarci su quelle è un male, però comunque ci permette di avere una visione più ampia sul mondo del lavoro. In un'età in cui chiaramente non si può avere una consapevolezza su tutto, l'importante, secondo da come se posso interpretare, è quello di avere proprio un ventaglio di prospettive, così sei in grado di capire cosa incontra di più le tue esigenze nel caso. Diciamocelo, noi usciamo dalla terza media, siamo ancora diciamo dei ragazzini, è difficile scegliere cosa voglio fare tra tutte le cose che ci sono da fare. E secondo me almeno avere una ampia conoscenza su diversi argomenti aiuta parecchio. E questo mi sembra una bella testimonianza e una bella presa di consapevolezza. Professoressa Zocca, ecco, abbiamo parlato di un ventaglio di alternative o comunque di materie, no? Quali potrebbero essere secondo lei le discipline da insegnare nella scuola del terzo millennio? Beh. Succintamente siamo vicini all'interruzione, sì. Così proprio okay. Un flash. Allora, non toglierei niente chiaramente, aggiungerei eventualmente, no? Discipline. Allora, ingegneria ecologica per risolvere i problemi di inquinamento, questa è, cioè siamo veramente in un momento drammatico da questo punto di vista. Amministrazione e uso razionale delle risorse per difendere la vita e preservare l'ambiente. Poi io ci metterei anche la meditazione, non come uno strumento legato alla spiritualità o a un credo religioso, ma come uno strumento che aumenta il potere intuitivo ed innesca proprio un processo di decondizionamento aiutando la mente a fare spazio al mondo delle idee. Poi metterei scienza della comunicazione per migliorare il dialogo nell'interesse di tutti, ma prioritariamente all'interno della classe, no? Tra di noi, tra i ragazzi, noi, loro, i genitori, eccetera, eccetera. Vedo cenni di assenso da parte dei ragazzi e vedo tra l'altro la professoressa con delle idee proprio molto chiare sulle materie da introdurre. Poi io inserirei anche psicologia umana per utilizzare quel 90% di capacità che ancora non utilizziamo. E alla fine metterei economia e demografia per una società che risponda ai bisogni essenziali di ogni essere. Ecco, proprio ribadisco il concetto, ha delle idee proprio molto chiare e d'altra parte io lo invito sempre volentieri perché, come dicevo all'inizio, è una fonte di ispirazione sulle tematiche da portare in ambito scuola ed educazione. Noi ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Il tuo bambino ha paura del dentista? Vieni in Clinica Dentale. Uno staff di esperti si prenderà cura del tuo bambino. Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale. Torri di Quartesolo e Grancona. Ben ritrovati al Vaso di Pandora, oggi siamo con una delegazione dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Rossi di Vicenza e abbiamo parlato poco fa, abbiamo sentito delle idee molto chiare della professoressa Zocca sulle materie che lei a sua visione introdurrebbe per la scuola prossima e del futuro.
Mentre durante la pausa parlavamo Adelaide Maran diceva quali sarebbero, cosa diciamo invidia del sistema scolastico americano. Ecco, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, diciamo, io ho preso questo come esempio. Ammiro molto il fatto che uno studente possa scegliere effettivamente le materie, i corsi da seguire, sia come materia in sé, proprio anche come livello, nel senso che può scegliere un livello base, magari il primo anno di storia, per esempio, e il secondo e il terzo anno fare il livello 2, livello 3, quindi uno può approfondirlo anche in base alla sua volontà. Magari io faccio soltanto il primo anno di storia, faccio un'infarinatura generale, dopo non mi piace, il secondo anno vado a fare letteratura se voglio un livello umanistico, se invece magari voglio un qualcosa di più tecnico posso fare meccanica il primo anno e informatica al secondo, fare 3 anni di informatica, quindi una specializzazione più approfondita magari per l'università successiva. Ecco, diciamo che idealmente ti ricolleghi a quello che diceva prima, sì, di, esatto. di fatto Luca, secondo no? Me ci dà la possibilità appunto di avere un ventaglio più ampio anche di prospettive per quello che è il futuro lavorativo. Ecco, e noi abbiamo appunto, come detto, sentito le discipline che introdurrebbe la professoressa Zocca. E tu, dal tuo punto di vista come studente, che discipline introdurresti? Io personalmente, nel senso, sono adesso frequentando un istituto tecnico, io punterei a aggiungere qualcosa di più artistico. Nel senso che io di indole mia sono molto artistica, mi piacerebbe qualcosa tipo danza, qualcosa tipo anche musica, che sento molto, cioè la musica specialmente è molto, influenza molto i giovani, è molto di uso comune, sì, per i ragazzi. E anche nonostante sia un istituto tecnico, secondo me servirebbe non tanto la storia della musica classica quanto l'interpretazione della musica moderna. Quello, secondo me, la musica potrebbe essere una materia molto... La decodificazione della musica moderna, in pratica. Possiamo, sì, anche. Dire, possiamo dire così. Ecco, e quali materie invece toglieresti qua? Adesso ti inimicherai qualche esatto, professore, e quello che dici può essere, no, usato, beh, contro di togliere, te. Togliere? Non saprei cosa togliere in sé. Però, ad esempio, io farei materie come storia. Per esempio, noi quando arriviamo alle superiori ricominciamo dalla preistoria in prima superiore. Io trovo paradossale un approccio del genere, nel senso che è utile farlo magari alle elementari, alle medie, può starci, ma arrivare alle superiori, partire dalla preistoria, lo trovo ridicolo, perché arriviamo ad essere in quarta e quinta, dove stiamo facendo il 600-700, quello che è la storia moderna, che effettivamente serve a formare le nostre conoscenze, non facciamo in tempo a raggiungerlo alla fine della quinta. Quindi, secondo me, partire da quello che è magari la rivoluzione industriale all'inizio delle superiori è utile, magari fare storia solo il triennio, e quello che è gli ultimi 2 anni lasciare magari più spazio alle materie tecniche, a quelle che effettivamente servono per la formazione. Ecco, tra l'altro, per quanto riguarda proprio l'aspetto della materia storia, un po' diciamo la stessa problematica di quando ho fatto le superiori io, perché si arriva all'ultimo anno dove il pezzo, diciamo, di storia moderna e contemporanea che influenza di più le nostre vite lo si fa proprio in fretta e in furia. Però in cambio si fa preistoria alle elementari, preistoria alle medie. Esatto. Abbiamo tutti la laurea honoris causa in preistoria, esatto, in pratica, infatti, di fatto. Ecco. Dimmi posso, Luca. Secondo sì, me, inoltre, la storia è utile se a noi, diciamo, interessa, se mi parlano di quello che sta accadendo nel mondo in cui vivo, è mio interesse saperlo e sicuramente la studio più volentieri, ascolto più volentieri e comprendo più volentieri. Sinceramente, invece di parlare di preistoria, cose successe milioni di anni fa che sinceramente ora come ora non hanno più influenza su di me, a meno che non sia appassionato di storia, ma non è il mio caso, esatto. Sinceramente sono cose che mi studio a memoria e dopo dimentico. Quindi diciamo Luca che questo è un ambito, ad esempio, della preistoria, che lo possiamo lasciare eventualmente al nostro interesse personale, sì, individuale, privato, io no? Parlo giusto? Delle superiori, perché sì, bisognerebbe cominciare a pensare al mondo in cui viviamo, certo, adesso, chiaro, chiaro, chiarissimo il concetto. E Adelaide, senti, che tipo di, che indirizzo fai? Io adesso studio telecomunicazioni, sono al quarto anno. Sì. Ecco, quindi proprio ovviamente una materia tecnica. Ecco, alle ragazze tu consiglieresti una scuola tecnica che può avere ad esempio un indirizzo prettamente maschile? Diciamo che la mia scuola è prettamente maschile, nel senso che le ragazze sono veramente una minoranza, siamo un 2-3%. Nonostante tutto io trovo
assurdo che si pensi ancora che un ambiente come quello meccanico, ad esempio, non sia adatto a un pubblico femminile, diciamo, perché fino a, diciamo, nel secolo scorso la meccanica era vista come un cambiare l'olio alle macchine, quindi sporcarsi le mani. Quella meccanica non esiste più, diciamo, l'ambito tecnico adesso è prettamente di precisione, quindi secondo me le ragazze, io sento anche a livello di riscontri da parte di aziende, sono quasi meglio dei ragazzi in quanto molto più precise, molto più attente a quelli che sono i lavori appunto di precisione. Secondo me una ragazza, i pregiudizi che c'erano una volta, quelli del dire le ragazze non vanno bene nell'ambiente tecnico, secondo me sono sorpassati, per cui... E questo te lo posso confermare anche nell'ambito proprio della ricerca e selezione del personale, figure, ruoli di tipo proprio di precisione, di analisi di precisione, e sono sempre più richieste figure femminili perché vengono percepite come probabilmente è in realtà, sono molto, molto proprio precise, attente, sono molto sul pezzo in pratica. Senta, professoressa Zoccala, aveva accennato prima dell'autoconsapevolezza, no? Un tema che lei sente molto, ecco, questa può diventare una disciplina da inserire nel piano di studi? Beh, allora, intanto cioè, il nostro ruolo è quello di educare, formare, no? Cosa vuol dire educare? Vuol dire tirare fuori la nostra natura, manifestare la nostra unicità, no? Allora, io credo che bisogna attivare un marketing consapevole, fatto di idee nuove, di genialità, no? Questa parte creativa che tutti noi abbiamo, che però a volte non troviamo lo spazio per tirarla fuori, no? Dobbiamo farci delle domande. Socrate diceva che sono le domande a renderci profondi e non le risposte. E l'autoconsapevolezza sarebbe uno strumento straordinario. Sarebbe stupendo se venisse inserita proprio nel percorso scolastico. Io sono convinta di una cosa fondamentalmente, che bisogna procedere con leggerezza. Bisogna divertirci in ciò che facciamo, no? Questo è il percorso che ci porta alla creatività. Io credo che il quotidiano fatto con gioia e con passione sia la cosa più importante. Sono sempre bellissime comprensioni, io la invito sempre con piacere, come le ho detto, ma adesso non lo ripeto più perché altrimenti... Grazie. Una domanda secca ad Adelaide: è possibile essere felici a scuola? Sì, nel senso che se ti ha colto impreparata sta domanda così. Sì, no, secondo me si può essere felice a scuola se si ricevono soddisfazioni, però se uno studente frequenta la scuola perché è obbligato, facendo materie magari che non gli piacciono, è pressoché impossibile. Se uno riesce a trovare il suo percorso di studi in cui veramente, in cui crede e in cui riesce ad avere le soddisfazioni che spera di avere, secondo me in un ambiente comunque adatto a lui, anche perché spesso anche l'ambiente in sé, anche la classe, può influire molto su come un ragazzo vive il suo periodo scolastico. Per cui secondo me sì, si può essere perfettamente felice a scuola. Si può essere felici. Sì. Mentre Luca, dal tuo punto di vista, nella tua esperienza, qual è il rapporto tra gli insegnanti e gli studenti? Beh, diciamo varia da caso a caso ovviamente, però nella mia esperienza personale posso dire di aver avuto due tipi di professori, diciamo. Alcuni che danno il tutto per tutto per gli studenti, cercano di aiutarli standogli, diciamo, vicino, ripetendo più volte la stessa spiegazione se alcune persone non hanno capito, e cercare di aiutare proprio anche mentalmente uno studente che magari è stufo della scuola o non ce la fa più. E questi secondo me sono dei professori che ottengono sempre dei risultati, perché noi studenti, almeno alle superiori, che siamo ormai maturi, la maggior parte di noi sono maturi, vedono un segno di rispetto da parte del professore, un rapporto di fiducia, e quindi ripaghiamo il professore con lo studio. È proprio, viene dalla, almeno per me viene naturale, perché non posso mancare di rispetto a una persona che lavora così tanto duramente per me. Invece ci sono altri professori che purtroppo, siccome sono professori, hanno il coltello dalla parte del manico, diciamo, e quindi si sentono in potere di poter comportarsi come vogliono, e molto spesso questi sono i professori che ottengono i risultati peggiori, perché noi studenti proprio non vogliamo studiare materie di persone che
dimostrano di quasi odiarci. Diciamo che nell'esempio primo hai parlato di un circolo virtuoso che si innesca, no? Mentre in questo caso un circolo vizioso. Ritornando al professor Frizzo, un argomento proprio abbastanza tecnico, se vogliamo. I docenti sono sempre più impegnati in procedure burocratiche, no? e telematiche dettate dalle politiche ministeriali. Che conseguenze comporta questo nell'ambito proprio dell'attività di insegnamento? Le chiedo proprio sinteticamente di essere molto schematico. Guardi, distinguerei due casi. Ci sono degli aggravi burocratici che dipendono dalla complessità della nostra società. Se pensiamo a tutti i contenziosi, ai diritto alla privacy, alla sicurezza, tutto quello che ciò comporta per la pubblica amministrazione, per le segreterie, anche per i docenti, sicuramente molte energie vengono spese in quel senso. Però si tratta comunque di garantire degli standard di qualità, dei diritti spesso. Poi c'è un altro aspetto invece che si richiede ultimamente un grosso sforzo ai docenti per tentare di dire che cosa vogliono fare nella loro attività didattica, perché proprio questa capacità... Il fatto di andare incontro alle esigenze dei singoli ragazzi, ciascuno con uno stile di apprendimento magari diverso, con aspirazioni diverse, richiede uno sforzo di programmazione e di concertazione fra più docenti. Quindi rispetto al passato non è più possibile che un docente faccia solo la sua materia, il suo programma e vada avanti. Deve necessariamente confrontarsi, anche in maniera a volte verbosa e prolissa, ma concordare con i colleghi. Quindi un lavoro proprio di concertazione, ecco. Allora noi siamo ci avviamo verso la conclusione. Abbiamo parlato prima anche con la professoressa, l'ha più volte evocato la gioia e la passione, no? La quotidianità, no? Ecco, io voglio ricordare che la professoressa Zocca è anche presidente dell'associazione Via Emozione Rete, che è un bellissimo nome secondo me, tra l'altro. Via Emozione Rete significa può essere anche interpretato come Vicenza, no? Emozione e rete, quindi network di conoscenze, direi, no? una doppia valenza. Ecco, l'associazione che si occupa di percorsi di crescita personale. E il 18 di febbraio viene organizzato, avrà luogo a Vicenza, l'Hotel Tiepolo, lo vediamo anche in sovraimpressione, un convegno, no? Un incontro che si intitola Cibo, Respiro, Luce e Amore. Ecco, ce le vuole presentare velocissimamente? Abbiamo tra i relatori un nostro carissimo amico che è Marcello Pamio e poi la dottoressa Francesca Romana Senesi. Sì, beh, allora è un pomeriggio praticamente dedicato al benessere, no? E all'informazione. Io queste cose chiaramente sono cose che faccio con passione, perché è una mia, no, no, è un mio hobby, chiamiamolo così, no? Non è a pagamento, è offerta libera, quindi insomma il 18 febbraio, quindi fra pochi sabato, giorni, sì. All'Hotel Tiepolo dalle 3:30 in poi ci sono questi. Consigliamo la prenotazione perché i posti sono in via di esaurimento. Basta che entrino nel sito. Nel sito appunto, di Emozione Rete. Sì, www.ilfestivaldellabellezza.it si chiama così il sito. E si vanno a prenotare attraverso la newsletter. Ecco, io per me la passione è una cosa, cioè, anche per i ragazzi, insomma, se noi riusciamo in qualche modo, noi insegnanti, formatori, eccetera, a passare questa cosa è fondamentale nell'apprendimento, dal mio punto di vista. Cahil Gibran dice: ragione e passione sono timone e vela della nostra anima navigante. Grazie di tutte queste belle comprensioni e testimonianze. Io ringraziamo il professor Alberto Frizzo. Ringrazio la professoressa Paola Zocca. Grazie. E grazie anche ad Adelaide Maran e Luca Nori, e complimenti per le vostre testimonianze e comprensioni. Grazie ai telespettatori dell'ascolto e dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.